Fratelli di musica, bentornati in questo nuovo episodio della mia serie principale qua su YouTube. Prima di cominciare, vi ricordo di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale cliccando anche sulla campanellina delle notifiche e di commentare con i due soliti hashtag che ormai trovate nella descrizione o nel primo commento, vita da chitarrista e ascolta questo pezzo. Nello scorso episodio vi ho raccontato qualcosa sui Meshuggah, lasciandovi un mio parere riguardo questa band, e vi ho chiesto un commento in particolare. Andatevi a rivedere l'episodio 38 se ve lo siete perso, quello precedente a questo qua, riguardo delle band che voi vorreste di cui voi vorreste che io parlassi in questi video. Oggi invece vorrei iniziare ricordandovi che tra un paio di giorni, il 14 ottobre, comincerò quello che per me è un mese di festeggiamenti, in previsione del mio compleanno poi a metà novembre. E sfrutterò per iniziare proprio il 14 ottobre, l'anniversario della battaglia di Hastings, siccome cade esattamente un mese prima del mio compleanno, il 14 novembre. Inoltre, il giorno del mio compleanno, farò uscire un video o un post, adesso devo ancora decidere, qua su YouTube, per celebrare il mio compleanno. Video o post che potete andare a commentare per farmi gli auguri per i miei 28 anni. Ma vorrei anche ricordarvi che il 2025 sarà l'anno del 50° anniversario, o meglio, 50° anno di attività di una delle mie band preferite, gli Iron Maiden, grazie ai quali ho scoperto il metal 20 anni fa. Io avevo 8 anni e loro erano già in attività da almeno 30 anni, perché hanno iniziato la loro attività come Iron Maiden nel 75, mi pare, comunque negli anni 70. Sì, quando li ho scoperti avevano già 30 anni di carriera, ma ancora adesso, che hanno 70 anni in media, ognuno di loro, cioè sono in splendida forma, ragazzi, è inutile girarci attorno. A proposito, conoscete altri artisti o altre band che si sono formate più o meno in quel periodo, negli anni 70, e che sono ancora adesso in attività? Gente che appunto ha iniziato negli anni 70 e che sono ancora ad alti livelli. Io pensavo ai Metallica, ma loro si sono formati nell'81, quindi sarebbero fuori da questa lista. Facciamo così: proponetemi voi degli artisti o delle band che si sono formate negli anni 70 e che sono ancora adesso in attività, che hanno festeggiato i loro 50 anni di attività di recente. Va bene qualunque genere musicale, basta che appunto siano in attività, in carriera da 50 anni almeno. Vi ringrazio in anticipo, almeno ho qualcosa da ascoltare e da preparare per i prossimi video. Cavoli, 50 anni di carriera. Cioè, ci pensate, i Maiden hanno 70 anni a testa? Hanno 70 anni a testa e hanno più energia di me, che ne ho 40 di meno. Ma ho già parlato tanto degli Iron Maiden nei miei vari video. Sapete quanto io adoro questa band e le loro canzoni e quanto siano importanti per me? Ma io vorrei ancora consigliarvi un album uscito di recente, negli ultimi 2 o 3 anni, che secondo me segna un ottimo punto di ripresa della voce di Bruce Dickinson, del loro cantante, dopo che è uscito dalla clinica per farsi curare il cancro alla lingua nel 2016. L'album è successivo, dopo il Covid, e sto parlando infatti di Senjutsu. Personalmente lo trovo un gran bell'album, molto ben riuscito. Canzoni più lunghe del solito perché si aggirano attorno ai 7-8 minuti ciascuna, ma dotate di splendide atmosfere. Una fra tutte, per citare una dell'album, Writing on the Wall, la mia preferita dell'album, ovviamente. Riff semplici, ma dal grande effetto. Melodie molto orecchiabili e facilmente riconoscibili. Ah, e ricordatevi il commento con le vostre proposte. Preparatevi dunque a festeggiare con me il mio prossimo compleanno. Lasciate mi piace al video, il commento, come vi dicevo, a questo video, e ricordatevi di iscrivervi al mio canale cliccando anche sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle mie prossime pubblicazioni. Vi ricordo, per chi di voi lo volesse, i due soliti hashtag che, ripeto, scriverò anche nel primo commento o nella descrizione del video, e cioè vita da chitarrista o ascolta questo pezzo.
Dunque, il video di oggi più breve del solito perché ho già parlato molto spesso degli Iron Maiden, come vi dicevo. Dunque, vi saluto, alla prossima, fratelli di musica. Ciao!